vuoi dimenticarmi, una cosa seria di questo. Io se vuoi mi regalo una calcolatrice, ma poi in fondo cosa ne rimane in mano? Tutti zeri! Beh, ma non è questo che ci interessa oggi, perché quello che ci interessa oggi è che a breve noi scienziati riusciremo ad applicare questa potente energia ai nostri altrettanto potentissimi mezzi e così potremo viaggiare, incontrare nuovi pianeti, nuove costellazioni e perché no, nuove fonti di vita. Ma per fare questo prima dobbiamo attraversarlo. Certo, qualcuno potrebbe dire che questo l'ha dipinto un pittore, potrebbe essere un quadro di Picasso, oppure un altro grande pittore, un pittore proprio grande, ma non importa. Perché quello che ci interessa, signori, è che questo nostro universo è quello che noi dobbiamo raggiungere. Ed è lì, in un puntino che c'è la nostra terra, un puntino insignificante, dove all'interno di un altro puntino c'è lei. E se noi ingrandiamo questo puntino, quello che vediamo è questo. Il super ammasso! Oh, il super ammasso! Se l'avessi fatto io il super ammasso, l'avrei fatto meglio. Avrei messo più stelle, più costellazioni, altro che l'orsa maggiore, l'orsa minore. La costellazione di McDonald's qui, quella di Coca-Cola là. Sì, ma non l'ho fatto io, perché se l'avessi fatto io l'avrei fatto più grande. Perché questo super ammasso è grande solo 150 milioni di anni luce, ma fate i conti. Se in un secondo percorre 300.000 chilometri, in 150 milioni di anni percorrerà, ma non lasciamo perdere che tanto poi uno cosa... Lasciamo perdere proprio, perché tanto tutti i piti cambiano, a cosa serve, no? Se vuole io le regalo la calcolatrice, ma poi alla fine rimane in pizzeri. Il super abbasso, come dicevo, il super abbasso. Io farei un... se noi entriamo in questo puntino, se noi entriamo in questo puntino e ingrandiamo questo puntino, beh, signori, quello che vediamo è questo, il gruppo locale. Il gruppo locale, dicesi gruppo locale, un agglomerato di galassie che vanno a formare super ammassi. Super ammassi che vanno a formare puntini verdi che vanno a formare l'universo. Beh, immaginiamoci il gruppo locale come un quartiere di città dove si incontrano brutti cervi, gente per bene, comete impazzite, asteroidi caparbi, ma anche delle bellezze irresistibili. Già, perché delle bellezze come... cioè, bello come il nostro quartiere non c'è neanche uno. Bene. Sì, è carino. Ma carino, è bello, il nostro quartiere è bello. Sì. Oh, ma guarda che nel nostro quartiere c'è di tutto. Sì. Di tutto si trova. Perché evita la polizia. Sì. Sì, la discarica lo chiamano, ma quale discarica? Cioè lì veramente si trova di tutto. Sì. Con il proprio c'è un appartamento a quattro piani abbandonato, no? E noi ogni sera entriamo in quell'appartamento. Di corsa fino in cielo in terrazza, di corsa perché non sappiamo mai cosa si può trovare dentro. E una volta arrivati in terrazza, ci sdraiamo e guardiamo tutte le stelle. No, un quartiere, ma tutto! Che mica mia la guardiamo con il microscopio, a occhio nudo, che... Oh, quel proprio, lì mi ha insegnato tutto, no? Il gruppo. Eh? Di giorno, durante il giorno siamo in quell'appartamento lì, a quattro piani. Ascolti. Di tutto si trova. Ascolta. Oh. Prova fine. Poi. È roba di qualità. Io non l'ho detto al prof. Anche se lo
dentro una pozzanghera, lei lo prende, lo lava, che rimane una meraviglia! Stiamo ancora cercando le scarpe adatte, ma quanto è il mondo? Dico anche questo. Muori! Muori! Cosa ci vuole?